mia famiglia, io avevo due fratelli che erano più grandi di me. Uno aveva 5 anni più di me e l'altro ne aveva 12. Entrambi divennero partigiani, entrambi erano in carcere il 25 aprile. Per cui nella mia vita da piccolo ho visto un sacco di cose. Oltretutto c'era ancora un altro fatto. E mio padre, che morì quando io avevo ancora 6 anni e quindi di conseguenza di seguito mia madre, aveva una libreria alla stazione di Porta Roma, dove si vendevano giornali, libri, riviste. Era un posto dove io ho visto un sacco di cose, di certi fatti, io ho visto che io ricordo solo una parte. Vi faccio un esempio. Mio fratello più grande, che ormai è morto, aveva 12 anni più di me, racconta in un libro che ha scritto che lui, partigiano, andò ad Asti a parlare con il prefetto di Asti per uno scambio di prigionieri, cioè i partigiani avevano dei fascisti prigionieri, i fascisti avevano dei partigiani. Era per concludere uno scambio di persone, una cosa piuttosto rischiosa. E lui mi portò con me, mi portò con sé dietro. E uno dice, ma perché ha portato un bambino? Io allora, a quell'epoca avevo 12 anni, ha portato un bambino perché chiaramente non dava nell'occhio, non dava. Lui mi lasciò, l'ha scritto in un libro, ad aspettare in un bar. E racconta che quando è tornato, io piangevo disperatamente. Io questo non lo ricordo nel modo più assoluto, ma io mi ricordo il seguito. Che dopo questo lui mi ha portato in una trattoria a mangiare il pesce fritto. Io con la fame che avevo, io ricordo questa parte qui, l'ho completamente rimossa. Io ho incominciato le elementari nel 1938 alla scuola Raineri. La Raineri era in corso Marconi, allora si chiamava Corso Valentino. È un isolato intero, in cui dalla parte opposta c'è il liceo Alfieri. Io abitavo proprio di fronte al liceo Alfieri, per cui per andare a scuola facevo pochissima strada. Io mi ricordo che la mia maestra a volte mi diceva: Pistoi, vai a fare una corsa nel corridoio, perché vedeva che io non resistevo. Però la scuola era diversa. C'era, intanto a fine anno davano i premi, c'era il primo premio, il secondo premio e il terzo premio. Durante l'anno, ogni settimana, la maestra segnava al più bravo una medaglia che la si teneva appesa al grembiule e si riconsegnava il sabato dopo, e così ruotava. E c'era un capoclasse che aveva il compito, io non l'ho mai fatto, aveva il compito di segnare alla lavagna i bambini che non si comportavano bene quando la maestra usciva, che aveva il compito di dare l'attenti quando entrava la direttrice. Io mi ricordo che l'anno scorso mio nipote Lorenzo diceva: ciao Moretto. era un po' diverso, era chiaramente diverso. Il mio fratello più grande comunque era militare, quando io ho detto che ho fatto la quinta elementare in Toscana, e ero in Toscana dal mese di novembre. Mia mamma era venuta a prendermi, perché a Torino nel 42-43 bombardavano in continuazione, no? Quando ci fu l'armistizio l'8 settembre, molti dei militari, io mi ricordo a Torino il caos che successe, la gente, i soldati scappavano, la gente assaltava le caserme. Io ricordo sempre che vicino a dove abitavo io in via Giacona c'era una caserma che... E andai anch'io lì dentro, e tutti andavano, ci prendeva un materasso, io preso nel mezzo. Arrivai a casa, mia madre me lo fece buttare via subito, e aveva ragione, insomma. A questo punto molti si rifiutarono di andare con la Repubblica Sociale Italiana, che era nata poco dopo, perché Mussolini fu liberato a Campo Imperatore dai tedeschi, e andarono in montagna. E iniziano la resistenza. La resistenza che cosa? La resistenza alla dittatura del fascismo e del nazismo. Ecco perché a un certo punto mio fratello fu arrestato. Fu arrestato una prima volta, e posso dirvi questo. Io ho un ricordo che mia mamma arriva a casa di corsa e mi dice: guarda che hanno arrestato Regno. Poi vai in salotto, dove avevamo un armadio a muro, e dove i miei fratelli tenevano delle pistole.
ha messo tutte queste armi in una borsa e me l'ha data da portare in via Maria Cristina a un nostro conoscente. Voi direte, ma ha fatto benissimo, perché era l'unica persona a cui mai nessuno avrebbe pensato che io portavo queste cose qui. Il giorno dopo vennero a farci la perquisizione, c'ero solamente io in casa. E ricordo benissimo, erano in quattro e c'era un tedesco. Il tedesco, quando arrivò, mi puntò il mitra, puoi capire, io avevo 12 anni a quell'epoca, mi dice: guai se ti muovi, e chiaramente io non mi muovevo. E avvenne una forte discussione tra il tedesco e il fascista, perché il fascista voleva portarmi via la radio e il tedesco si oppose. Io avevo una rabbia in corpo che non avete l'idea, perché la radio era da poco che ce l'avevamo ed era una cosa che serviva molto, la radio, perché la radio era l'unica che ti dava delle notizie. Ascoltando radio Londra, noi avevamo le notizie di come effettivamente andavano le cose. Poi la radio era mia, insomma. Per fortuna quella volta vinse il tedesco e così e la radio rimase a casa mia. Mio fratello rimase in carcere parecchio, poi fu liberato, mi pare prima di Natale del 44, fu ripreso subito dopo. Intanto arrestarono l'altro anche, che più giovane distribuiva volantini in piazza Carlo Felice. Lui lo arrestarono e lo portarono al Ferrante Porti, perché non aveva ancora 18 anni. Il giorno del suo compleanno, il 30 gennaio, lo portarono alle 9, per noi fu un sollievo perché andavamo nello stesso posto. Ho fatto la fame particolarmente a un certo punto della guerra. Mi salvai nella quinta elementare perché mia mamma mi mandò, a causa dei bombardamenti, in Toscana dai nostri parenti, e lì ammazzarono il maiale, quindi si mangiava, insomma. Ma al ritorno poi, perché io poi ritornai a Torino, per cui dall'8 settembre io ero qua, abbiamo fatto veramente la fame. Allora c'era una tessera non aria, che io non ricordo, esatto, con quella si andava nei vari negozi e si acquistava quello che vendeva. Poi c'era la borsa nera, c'era molta gente che faceva la borsa nera, però c'erano anche dei soldi per comprarla. Io ricordo un particolare, vi ho detto che noi alla stazione avevamo una libreria. Un giorno c'era il mio fratello di mezzo, c'era lui e c'ero io. Venne uno con una cesta d'uva grossa e ci ha chiesto se potevamo tenerla. Ah sì sì, abbiamo messo la metà pure lì. Questo era chiaramente uno che faceva del contrabbando, cioè un contadino che arrivava a Torino e la rivendeva a qualche pezzi. E quell'uva lì, quando è tornato, ci aspettava ancora un po', c'era solamente più il manico della cesta. Ha detto niente, è stato un signore, ma non l'ha mai più portata. La fame era tremenda. Io mi ricordo che a un certo punto mia mamma mi dava il pane al mattino, un pezzo di pane di colore molto strano, un colore che luccicava, pare che fosse fatto con il riso, e io mi facevo i pezzetti. E ricordo un altro particolare grosso. Mio fratello il primo, prima di essere arrestato la prima volta, aveva portato a casa un sacco di farina. Non so chi è che gli avesse dato. Qui l'arrestarono e quindi noi andavamo alle carceri nuove a portargli da mangiare. Mia mamma quel pane, quella farina la portava dal panettiere che faceva il pane bianco, che però portavamo in carcere. Io dicevo, ma porca miseria, ma perché questi devono mangiare il pane bianco e io no? E aveva ragione mia madre, chiaro. Però per dirvi, ho fatto veramente la fame. Nell'inverno del 44-45 io abitavo in una casa che aveva tre mesi fuori, non c'era il carbone e noi siamo stati al freddo tutto l'inverno. Tutto è stata una cosa tragica. E io abitavo vicino al Valentino. Al Valentino, se uno andava lì di notte, sentiva un rumore continuo, segavano gli alberi, hanno segato tutte le panchine. A Torino non c'era rimasta più una panchina. Io una volta andai a prendere dei rami, poi erano verdi, facevano solo del fumo. E a casa mia mi ricordo che mia mamma aveva messo una stufa dove bruciavamo della carta e poi prima di andare a letto apriamo la finestra per tenere il fumo a casa. In ogni casa che aveva un rifugio, ma per rifugio cosa si intende? Si intendeva andare in cantina all'inizio. C'era una R bianca grossa davanti al portone. Voleva dire chi passasse lì in quel momento che sono all'allarme si poteva andare lì. Noi andavamo alla scuola di fronte al liceo Alfieri, il bidello si apriva
Perché questa? Perché la scuola era una costruzione vecchia, mentre la casa mia era del 36, quindi più solida, chiaramente se arrivavano delle ispezioni incendiarie fino sotto, fino in cantina, non arrivavano. Poi in seguito furono costruiti degli appositi rifugi. Mi ricordo che ce n'era uno vicino a dove stavamo noi, che fu fatto, c'era il circolo fascista Bazzani lì via San Tommaso, fece un rifugio sotto dove si scendeva parecchio e si andava sotto. Ma cosa capitava? Nella prima parte si andava, quando si andava a scuola, nella scuola, lì per lì i primi tempi eravamo poi dopo uno si fa l'abitudine. Io mi ricordo che nel rifugio ho imparato a giocare a scacchi.